Stiamo parlando di un evento, ma di un dovere per le popolazioni civili alzare questo grido di dolore rispetto a questo scempio che si sta trascinando da decenni, dove di bambini come i nostri non stanno soffrendo mai sono diventati nonni e sotto l'indifferenza più generale. Il mondo civile non può permettersi questo ed è con orgoglio e anche mi felicita proprio che anche nel nostro paese si possa sottolineare, evidenziare, rafforzare e quasi gridare dei momenti di giustizia nel mondo, perché è triste questo stato di cose. Io credo che la cosa più bella nella vita e la più brutta sia la stessa. È un bambino che piange e gli occhi di un bambino sorridente. I nostri bambini vediamo un po' all'aria che giocano, vediamo i nostri bambini a scuola cosa disegnano. Disegnano magari il nonno, la caramella, l'uomo che pesca. Cioè, voglio dire, abbiamo un contesto privilegiato, ma i privilegi sono a cambio, non è che se noi non li rafforziamo, non facciamo nostri, non li espandiamo, non ci spendiamo perché tutti abbiano queste cose, poi alla fine anche noi ci rimettiamo. Io mi limito qui, voglio solo osservare che mentre i nostri ragazzi fanno i fiori, gli alberi, questi ragazzi che sono ragazzi come i nostri, con un sorriso grande che non finisce più nonostante tutto, questi disegnano ambulanze, carri armati, lanciafiamme, mitragliatrici. Cioè, voi capite che è drammatica la cosa. Quindi che ci sia qualcuno nel nostro paese, io mi ricordo ancora da ragazzo, Sabra, Sattila, è la storia che continua. Quindi non si tratta di fare tifo da una parte o dall'altra, si tratta che stiamo vivendo tutti, siamo la comunità europea, la comunità mondiale, il mondo, e è un'ingiustizia che permanga questo stato di cose, quando a soffrire sono intere generazioni e soprattutto questo scambio di disegni dovrebbe essere diciamo più per i grandi che per i normalmente vedo che girano nelle scuole, un plauso anche alle maestre e agli insegnanti dei nostri comprensori, che devo dire io ero lontano da questo mondo, però ultimamente quando mi avvicino vedo che c'è un applauso di questi insegnanti, c'è uno sforzo quindi questo va fatto un plauso e portato avanti. E ripeto, e qui mi fermo. Sono più cose per i grandi, per chi decide il Parlamento, per chi fa le leggi, per chi si assume l'onere di interloquire e dialogare tra i popoli che si sono, non so, carte d'identità della situazione politica mondiale che noi abbiamo creato e alla quale non possiamo essere indifferenti. Io mi fermo qui, che se no fa molto. Porto via tempo prezioso per gli altri interlocutori. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro. Come ha detto il nostro Presidente, questa è una iniziativa dal grande valore morale, sociale ed educativo. Vedo qui in questa stanza alcune delle mie ex colleghe, io ero una maestra e quindi con loro ho passato molti collegi dei docenti, molte attività con i bambini e soprattutto ho diviso con loro la passione per l'insegnamento. Guardando questi disegni mi sono ricordata anche della scuola. Perché la nostra scuola, il nostro istituto comprensivo ha sempre tenuto in grande considerazione la creatività dei bambini. La creatività dei bambini, l'espressione spontanea in ogni disciplina,
in ogni campo, dalla lingua italiana al disegno, alla grafica, i bambini si esprimono spontaneamente e noi nella nostra scuola li abbiamo lasciati esprimere spontaneamente perché sappiamo che la creatività sviluppa l'immaginazione, la fantasia, l'originalità e quindi nello stesso tempo fa crescere la personalità di ogni bambino. Guardando questi disegni possiamo capire come nell'espressione autentica e nell'espressione vera di ogni bambino lui esprime la sua gioia, le sue paure, le sue angosce, ma guardando questi disegni molto accuratamente noi vediamo che c'è anche una speranza, che c'è anche qualcosa che li porta al di là di questo. E quindi cosa posso dirvi? Posso dirvi che qui nel momento in cui il bambino esprime queste bellissime raffigurazioni, l'insegnante deve essere pronto per comprenderlo, per capirlo e per aiutarlo su questo percorso che lui deve fare, soprattutto questi bambini, sul percorso che deve fare per affrontare la vita fin da piccolino. Io ringrazio la signora Fioretti e tutti i nostri, la signora che ha scritto il libro Festa di Rovina e che poi ci parlerà, tutti quelli che hanno collaborato, il nostro presidente che è sempre aperto a queste iniziative sociali ed educative e mi auguro che possiate continuare in questa strada. La signora qui insegna da noi, vero? Ecco, insegna da noi. Ci sono anche delle colleghe. Ecco, sì. Altre sì. Ce l'aggiungeranno dopo perché ci sono ecco. Continuamente di staff. Ah, ho capito. Ecco, allora io vi auguro un buon proseguimento, una buona continuazione per avere un'educazione sempre bella, sempre più grande per i nostri bambini. Grazie. Grazie.